Allora, innanzitutto buon pomeriggio, e sono molto contento perché qui abbiamo moltissimi esperti del suolo, una conquista, no? Nel senso che questo è un paese che ha bisogno di esperti su questa materia, perché è un argomento che ci tocca tutti i giorni, è una risorsa il suolo, la stiamo consumando rapidamente, quindi è importante che ci sia chi sensibilizzi sul problema. Quindi voi siete molto importanti, sono importanti i vostri insegnanti, ma voi siete ancora più importanti perché portate queste informazioni nelle vostre famiglie, no? Tra i vostri amici, quindi è importante parlare di questo argomento. Dovremmo parlare oggi della collega Livia Vittori, che poi alla fine vi dirà alcune cose che penso vi faranno piacere, di che cosa significa attività di campo in Barena. La Barena l'ha toccata con mano, è un ambiente estremamente fragile, tant'è vero che queste zone, questi ambienti che si trovano vicino alle fasce costiere, sono molto studiate in varie parti del mondo, un po' meno in Europa, un po' meno nel Mediterraneo. È un argomento che sta pian piano prendendo piede ed è un'area estremamente delicata, l'avete visto, no? Cioè sono zone che in certi periodi del giorno sono sommerse dalle acque, in altri periodi del giorno invece emergono e hanno una vegetazione particolare, quindi è un ambiente particolare. Ora, come voi sapete, uno dei problemi che noi stiamo discutendo a livello scientifico, a livello mondiale, è questo problema del riscaldamento terrestre. Riscaldamento terrestre significa che i ghiacciai si stanno sciogliendo, che i poli si stanno pian piano depauperando e questo significa che aumenta il livello marino. Ora, piccolo incremento del livello marino di 10-20 centimetri, capite che queste zone porterebbe per queste zone a uno sconvolgimento importantissimo. Quindi è giusto che vengano studiate, è giusto che vengano salvaguardate proprio per questa loro caratteristica. In particolare lo studio del suolo da alcuni anni a questa parte chi studia il suolo pensava che fosse un suolo solo ciò che è emerso, ciò che è a contatto con l'aria. Invece in questi anni, a livello internazionale, i suoli diventano importanti sia che siano bagnati, diciamo idromorfi in genere, ma sia anche che siano sommersi. Voi direte, ma può essere un suolo sommerso? Se lo chiedeva anche il nostro Paperotto, ma questo materiale che io trovo sotto il fondo del pelo dell'acqua è un suolo o un sedimento, no? Avete parlato, avete usato questa terminologia, la differenza tra il suolo e il sedimento. Il sedimento è un materiale che trascina un corso d'acqua e deposita, il suolo invece, lo avete già acquisito, è una formazione vivente dove all'interno vivono non solo le radici delle piante ma vivono anche degli organismi viventi. E allora, sotto l'acqua, a una profondità di un metro, c'è della vegetazione? Sì, la vediamo. Ci sono dei microrganismi? Sì, ci sono dei microrganismi. E quindi, fino ad una certa profondità, adesso a livello internazionale, anche i suoli subacquei vengono considerati come tali. E addirittura, come vi dirò più brevemente, alla fine sta diventando una risorsa in certe zone della Terra, perché questi suoli sommersi, questi suoli idromorfi possono produrre qualità e tipologie alimentari di una notevole importanza. Come avete fatto, come facciamo a rilevare i suoli di una barena? Beh, in genere si prende una sezione dalle zone più elevate alle zone, diciamo, più depresse e poi si vanno a fare dei campionamenti di suolo
e si delimitano delle aree all'interno del quale poi si va a vedere qual è la frequenza delle coppie degli elementi, dei vegetali che sono presenti, in modo che poi statisticamente noi possiamo dire, ad esempio, in un riquadro di 2 metri per 2 ci sono tante essenze, una prevarrà sull'altra, oppure in certi casi ci possono essere essenze vegetali che hanno una percentuale uguale, 50% dell'una, 50% dell'altra. Perché facciamo questo? Perché vogliamo vedere se, partendo dalle zone più rilevate alle zone invece più depresse, cambia il suolo e cambia la vegetazione. E ci accorgiamo che il suolo cambia. Voi avete usato come strumento nell'allevamento, quando avete studiato le barine, per esempio il colore, no? Avete osservato se un suolo era grigio, se un suolo era arancione, se un suolo era rosso, se un suolo era giallo. Ecco, questo colore, come voi sapete, è legato a dei fenomeni di tipo chimico-fisico, per cui alcuni elementi, comunque il ferro ad esempio, a seconda se si trova in ambiente asciutto, quindi diciamo chimicamente ossidante, o in ambiente umido, diciamo in ambiente riducente, cioè poco l'ossigeno, il ferro impartisce, proprio per le sue caratteristiche, delle colorazioni diverse, formando degli ossidi di diverso colore. Allora vedete per esempio questa sequenza, dove parto dalle zone più rilevate e addirittura vado sott'acqua, vedete che il suolo passa da una color bruno giallastro, via via diventa via grigio, grigio azzurro, fino a sotto il livello del pelo dell'acqua, come vedete che acquisisce un colore grigio azzurrastro. Quindi il colore, che come sapete è un elemento diagnostico del suolo, ci permette di capire che i suoli avranno caratteristiche diverse dal punto di vista chimico. La stessa cosa, dicevo, vale per la vegetazione. Se noi, lungo quella sezione che abbiamo detto, leggiamo la presenza dei vegetali all'interno di queste aree che abbiamo prestabilito, ci accorgiamo che la vegetazione o le associazioni vegetali cambiano da posizione a posizione. Per cui a questo punto possiamo fare delle correlazioni, e questo è l'elemento più importante dal punto di vista dell'ecosistema e della qualità di quel determinato ambiente, perché per esempio mi accorgo che in quei suoli che avevano quel colore più rossiccio giallastro e si trovano più rilevati rispetto al livello del mare, per esempio fiorisce o si sviluppa il giunco oppure la tamerice, e così man mano che mi avvicino sempre di più a livello del mare vedo che compare la spartina e poi il limonio e poi la salicornia, tutti i vegetali che avete visto, no? Durante il vostro rilevamento. Bene, questi vegetali che cosa ci stanno a indicare? Ci stanno a indicare che per esempio la salicornia è a contatto con l'acqua, all'acqua salmastra la salicornia non dà fastidio, anzi diventa bella grossa, si sviluppa, no? Acquisisce molta di questa acqua salata e addirittura sembra una pianta grassa come caratteristica. Il giunco invece non avrebbe la capacità di resistere a quella forte salinità, quindi se ne sta in alto. Quindi capite che il rapporto suolo-pianta in questo caso ci indica dei microecosistemi, parliamo di 10 metri, 20 metri, 30 metri, quindi in pochissimo, in un passaggio, no? Spaziale molto, molto breve, noi abbiamo, la natura ci risponde in questo modo, in modo estremamente importante, estremamente significativo. Poi vi dicevo, andiamo sott'acqua, e sott'acqua io trovo per esempio la zostera, oppure trovo le alghe. Le alghe, vi ripeto, stanno diventando a livello mondiale un argomento di estrema importanza, perché molte popolazioni, specialmente asiatiche, in questo momento si stanno cibando di alghe, e probabilmente noi stessi nel futuro, per poter alimentare la popolazione, dovremmo utilizzare queste alghe, addirittura nella cucina giapponese, no? O addirittura in Francia, nelle cucine francesi ormai è di moda portare gli antipasti avvolti, no, in questi prodotti. Quindi un elemento importante, perché voi sapete che l'alimentazione sta diventando un altro di quei problemi molto importanti per la nostra sopravvivenza. E qui invece parlo di cose molto brevi, voi le sapete già, perché
avete già affrontato questa tematica con i vostri insegnanti. Quello che mi preme sottolineare, l'avreste visto, l'avete visto, l'avete toccato con mano, il suolo è una formazione della superficie terrestre estremamente complesso. Il suolo non è una roccia, perché non è un materiale solamente inorganico. Il suolo è una componente legata, in cui si legano componenti organiche e componenti inorganiche. Quindi il suolo vive. Dentro il suolo ci sono le formiche, le vedete, ma dentro il suolo ci sono migliaia, milioni di esseri che voi non vedete, che sono a livello microscopico, che sono i microrganismi, che sono importantissimi. Se noi distruggiamo i microrganismi nel suolo, praticamente rendiamo sterile l'ambiente in cui noi viviamo. Questo non lo dobbiamo fare, perché noi abbiamo bisogno che questi organismi trasformino tutto quel materiale vegetale e organico che sono presenti. Quindi avete studiato, avete visto che cos'è il colore, l'importanza del colore, avete visto che cos'è la reazione, no? Del suolo, ad esempio studiando il pH, avete visto che cosa sono i carbonati, non mi soffermo su questo, e avete soprattutto manipolato, che è una delle operazioni importanti per capire le caratteristiche del suolo. Un bravo contadino manipola il suolo, un bravo contadino riconosce il suolo manipolandolo, annusandolo, nel passato lo leccava anche perché la saliva creava delle reazioni chimiche. Il contadino poveretto adesso sa che non lo può fare perché nel suolo sono dei pesticidi e dei fitofarmaci, quindi è meglio evitare. Però l'abitudine del contadino, parlo del contadino perché è il vero e proprio agronomo, cioè quello che ha contatto con la terra, voi vedrete che un bravo contadino, specialmente anziano, mentre vi parla manipola, raccoglie, anche perché è un po' timido molte volte, davanti degli esperti, del suolo, no? E allora è un po' timido, prende un po' di terreno e mentre qui parla, forse anche in occhi bassi, notate questo. Manipolo, non so se qualcuno di voi ha la fortuna di avere un nonno contadino, ma notate questo, cioè la manipolazione, il toccare, il non usare, avere un contatto con la terra, no? Credo che ormai nessuno di voi più avrà schifo per un lombrico, spero di no. Perché il lombrico è uno degli animali più puliti che ci sia in natura ed è per noi ha una funzione importantissima. Quindi vi dicevo, la manipolazione è importante e ho visto alcune immagini che ho più riportato delle vostre presentazioni, proprio quello, si raccoglie il terreno, si manipola il terreno, lo si osserva, si prova a fare delle palline e fare le piscioline, proprio questo. Queste cose le facciamo anche noi, voglio dire adulti se volete, gli esperti della FAO, che sono quelli che a livello mondiale si interessano di suolo dal punto di vista produttivo, devono fare questa operazione, non hanno laboratorio da portarsi in giro, quando mi trovo in Burkina Faso o in alcune zone del mondo dove non ho certamente dei supporti di laboratorio, fanno le cose che avete fatto voi, toccano, manipolano, verificano le caratteristiche del suolo. Quindi il suolo per noi ha un'importanza, ha un'estrema importanza dal punto di vista formativo. Quando dico formativo intendo la scuola ad ogni ordine di grado e a livello universitario. Perché? Perché il suolo è, come dicevo, un'estrema complessità. Per formarsi il suolo ha bisogno di temperatura, ha bisogno di precipitazioni, ha bisogno di acqua, ha bisogno di una roccia su cui formarsi, ha bisogno di componenti vegetali per cui i microrganismi possono utilizzare questi materiali vegetali, quindi è un complesso estremamente diversificato. A maggior ragione, siccome le competenze disciplinari sono molte, evidentemente è una materia tipicamente multidisciplinare e interdisciplinare. E qual è se non la scuola? Il luogo in cui noi possiamo pensare di sviluppare correttamente questa tematica. Non certamente l'università, perché l'università specializza in un determinato settore,
ma nella scuola in cui ho diverse competenze e ci sono le diverse competenze degli insegnanti che possono appunto contribuire a sviluppare questa attività dal punto di vista interdisciplinare, perché studiamo processi fisici, studiamo processi chimici, studiamo processi biologici e quindi i cicli. Il ciclo dell'aria, il ciclo dell'acqua, il ciclo del suolo, il ciclo delle rocce sono completamente, fortemente compenetrate una all'altra. Vi dicevo, e chiudo con due o tre immagini, il tema dei suoli idromorfi e dei suoli subacquei, che sono quelli che avete studiato nelle barene, sono entrati prepotentemente nell'economia mondiale. Gli americani stanno investendo milioni e milioni di euro perché si sono accorti che se le zone di estuario, le zone di barena, le zone di laguna funzionano bene, lì vanno a cibarsi i pesci, lì trovano il sostentamento per la vita, lì si sviluppano per esempio certe coltivazioni di molluschi, quindi un patrimonio economico importante. Voi sapete quella difficoltà che in questo momento hanno i nostri allevatori di molluschi della zona di Grado, della zona di Venezia, perché questi animali stanno morendo, perché trovano delle condizioni ambientali che non sono più idonee. Non è solo un problema di inquinamento, è un problema proprio di mancanza di vita, quindi bisogna migliorare le condizioni di vita. Altra cosa, vi dicevo, la produzione di vegetale in ambienti umidi. Noi parliamo di salicornia, parliamo di limonio, parliamo di varie forme che vivono in ambiente salino. Lo sapete le proprietà che hanno queste piante dal punto di vista farmacologico, dal punto di vista cosmetico, dal punto di vista alimentare. Ci sono delle società a livello internazionale che coltivano queste piante e producono dei farmaci che sono estremamente importanti per la vita. E poi, vi dicevo, ci sono dei paesi che stanno proprio coltivando queste specie vegetali, in particolare diverse forme algali, dal punto di vista alimentare. E quindi molto bene il vostro lavoro, l'importante è che voi continuiate poi in futuro a soprattutto proteggere questi territori. Vi dicevo, anche da noi si sta muovendo da alcuni anni a questa parte questo interesse sui suoli idromorfi. Quando la Preside prima ha citato la Società Italiana di Scienze del Suolo, è la società che a livello nazionale, in collegamento internazionale, si interessa del suolo. E al proprio interno ha istituito un gruppo all'interno del quale chiunque può partecipare gratuitamente, proprio all'interno di questo gruppo dei suoli idromorfi e subacquei. Quindi invito voi, invito i vostri insegnanti a partecipare, a iscriversi questo gruppo di lavoro, perché chiaramente più siamo, più possiamo rendere sensibile chi è ancora poco sensibile a queste tematiche, e guarda caso sono i nostri amministratori, i quali dicono barene, lagune, paludi, tutta cosa, non ci danno degli interessi di tipo economico, invece no, devono capire che al di là dell'equilibrio dell'ecosistema ci possono anche essere degli interessi di tipo economico. Grazie per l'attenzione.